Impedire che il riscaldamento climatico superi 1,5 gradi è un accordo di cooperazione tra Stati Uniti e Cina a salvaguardia del pianeta. Si è conclusa così la COP26 di Glasgow tra la delusione generale degli attivisti, soprattutto per quel compromesso a ribasso voluto dall'India, indisponibile a firmare per l'eliminazione totale del carbone. Per i seguaci di Greta l'accordo è solo un bla bla bla. Il presidente della COP26 ha registrato il mezzo fallimento. Sono amareggiato, come ho detto, per come è finita, ma davanti abbiamo un accordo storico. Vorrei che fossimo stati in grado di mantenere la formula originaria, tuttavia abbiamo una frase sul carbone, sulla sua riduzione graduale, e penso che moltissime persone apprezzeranno il fatto che almeno questo è stato raggiunto. Penso che sia un testo mite e debole, ma invia un segnale sulla fine del carbone. Ciò è bene, anche se non soddisfa le esigenze del momento, mantiene a malapena l'obiettivo di 1,5 gradi. Non credo che i giovani ovunque nel mondo accetteranno un'altra COP come questa. Gli attivisti avrebbero voluto nero su bianco l'eliminazione del carbone e non la sua riduzione. Vago e difficile verificare l'obiettivo di contenere il riscaldamento a 1,5 gradi inoltre. Tuttavia c'è chi vede il bicchiere mezzo pieno. Il carbone e la riduzione graduale del carbone sono nero su bianco, fa parte delle decisioni e devi ridurre gradualmente il carbone prima di poterlo eliminare. Quindi questo è l'inizio di qualcosa. Sulle stesse posizioni la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, per la quale l'accordo è un passo avanti nella buona direzione, anche se resta ancora del lavoro da fare.